Il caro energia si fa sentire sulle tasche di tutti i cittadini, nelle bollette soprattutto, un caro energia che si fa sentire al fare la spesa, si fa sentire nelle grandi imprese, si fa sentire anche nello sport, come ovviamente con l'energia che serve a riscaldare o illuminare gli impianti e non solo. Ne parliamo con Tiziano Pesce, presidente nazionale di WISP. Un saluto, benvenuto. Bentrovato Luca, bentrovato a tutti i radioascoltatori di Radio Marconi e grazie di questa preziosa opportunità. È un'opportunità che ti fornisco dandoti subito un assist per un problema che naturalmente coinvolge le famiglie, coinvolge i cittadini, coinvolge le aziende, sta coinvolgendo tutti, anche e soprattutto lo sport, in particolare quello di base, quello che davvero è il primo motore che accende la passione e l'entusiasmo nei ragazzi, ovvero il caro energia, perché se costa produrre il pane, se costa sempre di più produrre la carta, costa anche tenere acceso un impianto, scaldare l'acqua dalla piscina. Purtroppo è proprio così, viviamo settimane davvero complicate. Il nostro movimento sportivo di base, composto da decine e decine di migliaia di associazioni, di società sportive, con anche i nostri comitati territoriali e regionali, ecco, viviamo proprio un momento molto complicato. Caro energie, caro bollette, rincaro di tutte le materie prime, quindi anche un'inflazione veramente pesante che ci sta penalizzando. Nelle settimane, oltretutto, in cui registriamo invece di contro un grande entusiasmo, una grande voglia di ripartire e di ripartire con le attività sportive. Non perdiamo ogni occasione per lanciare un grido di appello al governo centrale, alle amministrazioni regionali, all'amministrazione pubblica, agli enti locali, per sostenere lo sport di base, sostenere lo sport per tutti. Abbiamo ormai all'interno delle nostre associazioni, delle società sportive che gestiscono impianti, palestre, piscine, impianti all'aperto, ma soprattutto, ecco, citavo le piscine che, come sappiamo, sono gli impianti più energivori, una situazione di rincaro che non è più sostenibile. Stanno arrivando fatture, bollette con aumenti del 300-400%, aumenti che tutti i giorni sono destinati a salire. Associazioni e società sportive che stanno impegnando da tempo, non dimentichiamoci, ecco, la fase complicata dell'emergenza sanitaria non ancora del tutto superata, quindi grandi problemi che il movimento sportivo di base ha già vissuto, sono arrivate queste nuove emergenze, il rischio è veramente, come abbiamo denunciato, come stiamo denunciando, come le stesse associazioni e società sportive anche in rete, anche attraverso i mezzi di comunicazione stanno segnalando, il rischio che nelle prossime settimane, ecco, decine di migliaia di impianti nel nostro paese vengano forzatamente chiusi. Forse è la domanda da $1 milioni, ma in questa direzione cosa si può fare e quali anche primi piccoli passi si possono fare per salvare le attività sportive che davvero nel vostro circuito muovono decine di migliaia, se non milioni di ragazzi e naturalmente anche educatori, allenatori che promuovono la cultura dello sport e del benessere in tanti ragazzi? Proprio così, non c'è solo ovviamente l'aspetto prettamente competitivo, anche se molto importante, c'è tutto l'aspetto, il profilo educativo del nostro sport sociale, c'è l'aspetto di uno sport che è una vera e propria politica, o meglio dovrebbe diventare una vera e propria politica di promozione, di prevenzione della salute, e quindi ovviamente dal nostro osservatorio non possiamo che dire che l'attenzione da parte anche delle amministrazioni pubbliche dovrebbe aumentare proprio il valore sociale dello sport. Dal punto di vista poi strettamente dell'impiantistica, sicuramente c'è bisogno di rivedere le concessioni, la durata delle concessioni, i piani degli investimenti. Non dimentichiamo che in tante situazioni da ormai molti anni soggetti gestori, quindi associazioni e società sportive dilettantistiche, si sono fatte carico anche della manutenzione straordinaria degli impianti. C'è bisogno poi, a maggior ragione visto che parliamo di energie, di rivedere ovviamente e di mettere in piedi, per dire meglio, un piano di efficientamento energetico. C'è bisogno di veramente guardare con attenzione al fotovoltaico, sono veramente operazioni onerose che non si costruiscono, non si mettono in atto dall'oggi al domani. Io ringrazio davvero molto per essere stato in collegamento con noi, Tiziano Pesce, grazie ancora. Grazie Luca, grazie a voi.